Ci troviamo a Casignana, siamo di fronte ai resti di un'antica villa romana, forse uno dei siti archeologici più importanti non solo della Calabria ma di tutto il sud Italia. Ci aspetta l'ingegnere Totò Crinò per portarci in un viaggio nella storia di questa bellissima villa romana. Eccoci, buongiorno, sono qui con l'ingegnere Totò Antonio Crinò, esperto e appassionato di archeologia. Totò, posso chiamarla Totò? No, certo. Allora, Totò, adesso ci addentriamo in questo sito archeologico di questa splendida villa romana, unica nel suo genere, è uno scavo enorme, di dimensioni sproporzionate rispetto agli altri ritrovamenti, ma è questo è veramente incredibile. E quindi se ci accompagni in questo percorso, io con sono piacere. Curiosa di conoscerlo. Allora, innanzitutto diciamo dove siamo. Qua siamo nel comune di Casignana. Casignana è un comune dell'entroterra, un comune in collina che ha questo tratto di mare tra Bianca e Bovalino. Siamo all'interno di uno dei siti archeologici più importanti della Calabria, forse uno dei più importanti del meridione. La villa è stata scoperta per caso nel 1964, durante la posa per lo scavo di un acquedotto si scoprono i primi ruderi. Si sapeva che fosse un sito importante a livello archeologico, però non si aveva contezza né della grandezza né ovviamente della bellezza dei mosaici. Quindi la villa si scopre nel 64, poi si fa il primo scavo della zona termale, che è la prima zona dove adesso andiamo a vedere. Poi non si fa per circa 30 anni, non si fa quasi nulla. Dal 1998 l'amministrazione di Casignana è impegnata in modo costante nella valorizzazione di questo sito. È un sito incredibile sotto molti punti di vista. Basta pensare che l'area è un'area di 12 ettari. È stata investigata per circa il 30%, è stata scavata per circa il 30%. Sono state fatte delle indagini, ovunque i risultati delle indagini hanno evidenziato la presenza di murature. Quindi questo che andiamo a vedere è solo una parte dell'immenso patrimonio che è custodito in questo sito. E in questa zona troviamo l'impianto termale, che è incredibilmente visibile. Visibile e conservato. Qua siamo all'ingresso della villa. Qua a destra c'è il Ninfeo, quindi la fontana monumentale classica delle ville romane. Mentre qua siamo già nell'impianto termale. Tenete conto che a Casignana è custodito il complesso di mosaici pavimentali più grande della regione, uno dei più grandi del meridione. Ci sono circa 20 ambienti a mosaico, uno più bello dell'altro. E molti di questi sono stati restaurati negli anni e altri devono essere restaurati da qui a breve. È particolare il sistema di riscaldamento, è perfettamente conservato il sistema di riscaldamento, perché all'interno della villa di Casignana c'erano sia il calidarium, tepidarium e frigidarium, quindi si passava dalle vasche fredde a vasche calde. Adesso possiamo andare a vedere, perché è perfettamente conservato, il sistema di riscaldamento delle vasche. Tutto guardandole da vicino, questi sono tutti mosaici incredibili, conservati in un modo... Sì, sono conservati perfettamente. Qua siamo già nella zona per delle vasche calde, quindi il sistema c'era un pavimento inferiore, poi con dei pilastrini di mattoni si realizzava un secondo pavimento. E quindi l'aria passava attraverso questo intercapedene e attraversava questi tubuli di terracotta che sono alle pareti e venivano riscaldate le vasche. Qua stiamo vedendo la vasca più calda, era una sauna in pratica, perché come si vede c'è un doppio sistema di riscaldamento. I mosaici che vediamo sono tutti restaurati, sono stati già tutti restaurati negli anni, a partire dal 98, come dicevo prima, fino a... ad oggi, diciamo, sono 20 ambienti a mosaici. Alcuni devono essere ancora restaurati e sono stati scavati
adesso vengono, poi li vediamo, vengono protetti con dei tele, saranno, quindi questa è tutta la, dove vedete tubole di terracotta è tutto restaurato e sono ambiente per bagni caldi. Vedete le lastre, le pareti erano rivestite con lastre di marmo. Questo fa pensare, questo dà l'idea della sfarzosità della villa, perché sicuramente si trattava di una villa privata. Anche se la grandezza delle terme potrebbe far pensare a una villa pubblica, quasi certamente si trattava di una villa privata, di questo signore che aveva la possibilità di ospitare persone importanti, amici, e di offrire loro questo magnifico impianto termale. Da questa parte poi ci sono le vasche per bagni freddi. La cosa che impressiona, come vi dicevamo prima, è la grandezza del sito. Sono 12 ettari di area archeologica che è stata, come vi dicevo prima, investigata. La 106 è sui mosaici, quindi avendo la possibilità di fare magari un cavalcavia si riuscirebbe a dare continuità tra la zona termale e la zona residenziale che è a mare e che andremo a vedere poi. Quindi noi adesso facciamo un giro su questa passerella e vediamo tutte terme, quindi tutto questo impianto è l'impianto termale. Poi attraverso un sottopasso andremo giù e c'è la parte residenziale. Okay? Certo, sembra incredibile davvero che è un privato. Un'area immensa. Qua si vede perfettamente. Che fosse di un privato, io pensavo che fosse un'area pubblica. No, è la classica villa la classica villa romana con questo impianto termale pazzesco, bellissimo. Poi ci sono anche degli ambienti a lastre di marmo, quindi oltre a mosaici, lastre di marmo. Adesso magari andiamo da questa parte e vediamo le due vasche fredde più importanti. Sì. Questa è una grande vasca per bagni freddi. La particolarità di questa vasca è che è realizzata con tessere estremamente piccole. Quindi il restauro di questa vasca ci sono state delle, sì, hanno impiegato 6-7 mesi i ragazzi dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma a restaurare questa, che è una vasca per bagni freddi. È proprio la piscina, diciamo. Sì. C'è questo motivo a cubi prospettici che è bellissimo. E questa è la vasca più grande. E poi accanto c'è la sala delle Nereidi. Le Nereidi sono queste quattro figure mitologiche. Sono quattro donne in groppa a quattro animali, il leone, il toro, il cavallo e la tigre. Questa è anch'essa una vasca per bagni freddi. Quindi noi siamo passati dalla zona per bagni caldi alla zona per bagni freddi. Come vi dicevo, lo scavo è iniziato dal 1998, poi con diversi interventi il comune ha man mano aggiunto dei pezzetti, sia riguardo scavo, restauro, e lavori a servizio dell'area. Si è stato adesso con un prossimo finanziamento verrà demolito quell'edificio che è sulla zona, quello era un edificio degli anni 60, verrà demolito questo edificio, verrà continuata la campagna di scavo nelle zone dove le indagini hanno dato, sappiamo che c'è. Che c'è del materiale, delle murature antiche, quindi si va a scavare. Poi si realizzerà un teatro all'aperto, là, perché in estate si facevano le rappresentazioni teatrali. Tribuna, anche quella è una tribuna provvisoria. Siccome in estate si fanno le rappresentazioni, si facevano le rappresentazioni teatrali fino ad anni fa e sono molto suggestive, sono state fatte negli anni all'interno di un festival che organizzava la regione Calabria, è uno dei siti dove c'era più gente ad assistere agli spettacoli, perché è particolarmente affascinante tutta la coreografia. Io, come vi dicevo, si farà un teatro all'aperto e si continuerà la campagna di scavo e il restauro. Poi si utilizzeranno 5.000 metri quadri per fare un parcheggio, perché qua c'è il problema dei parcheggi, e si realizzeranno anche dei fabbricati a servizio dell'area. Adesso noi scendiamo attraverso un sottopasso e andiamo in quella che era la parte residenziale, quindi la casa di questo signore. Ma il sito è noto come villa romana, ma non si tratta di un'unica casa, di un'unica villa. Infatti altri scavi hanno evidenziato altri edifici. Quindi qua la cosa interessante è una zona, sì, diciamo, quella è la casa è importante, poi ce ne sono delle altre. E qua sarebbe interessantissimo, oltre che valorizzare quest'area, inserire quest'area in un discorso generale di valorizzazione turistico-culturale, che si sta tentando di fare. In questo periodo va particolarmente di moda parlare di borghi, di aree archeologiche, sono anche dei finanziamenti sia europei, nazionali che regionali. Quindi immaginate inserire questo sito in un circuito che comprenda Locri, Gioiosa Ionica, la Villa del Naniglio,
perché non ha senso solo un sito, se si riesce a fare rete tra siti archeologici si fa un percorso culturale molto interessante. E balla, 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 da tu si tu ci comando. Cosa troviamo? Allora, qua c'è una vasca a lastre di marmo, un ambiente a lastre di marmo, ancora più pregiata dei mosaici. Praticamente questo ambiente divideva le terme occidentali dalle terme orientali. Ci sono due ordini di terme. Il sistema di riscaldamento era lo stesso, con le suspensure, i tubuli di terracotta. Quindi c'erano due sistemi di terme, occidentale e orientale. Visto come vi dicevo, questo ambiente divide le terme occidentali dalle terme orientali. Tutti ambienti riscaldati e poi si arriva a questo che invece è un salone di rappresentanza. Questo è l'unico ambiente non riscaldato della villa ed è evidente la trincea. Quella è la trincea perché, non so se mi sono dimenticato di dirvi, durante nel 64 che fanno l'ex cassa del mezzogiorno, durante la posa delle tubazioni si imbattono nella villa, quindi là si vede proprio il taglio. Il taglio attualmente c'è ancora, ci sono ancora le tubazioni che approvvigionano i paesi della costa. Questo è un salone di rappresentanza, è molto bello. Praticamente qui anche un po' di riposo, di ristoro dopo le terme. Praticamente là c'era un giardino, vedete, in fondo si vede la vasca, un impluvium, che è la vasca per la raccolta dell'acqua piovana. E là c'era il giardino, qua si arrivava in questo salone di rappresentanza e poi gli ospiti venivano dislocati nelle terme. Noi adesso continueremo e vedremo tutti ambienti termali. Là ci sono, perché come vi dicevo, ci sono 20 ambienti a mosaico, ma altri 7 devono essere restaurati, sono bellissime. Là c'è un mosaico che è coperto e protetto dai teli, ma è un mosaico da una lunghezza di 24 metri. Riusciamo a intravedere? A intravedere no, vi faccio vedere la foto perché è coperto. E c'è Dioniso tirato da un carretto, tirato da delle tigri. È una delle rappresentazioni di Dioniso quasi unica, cioè solo in altri pochi siti si trova questa rappresentazione di Dioniso. Sotto invece, nella parte residenziale, vedremo la sala di Bacco, la sala delle quattro stagioni, che è molto simile a un mosaico di Piazza Armerina. Tenete conto che a mare ci sono i muri, che la strada è sui mosaici, quindi immaginate cosa si potrebbe ancora fare in questo sito. E balla, 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 che tu sei bella come l'uranuki, fitta d'oro la terra, come l'uranuki, fitta d'oro la terra. E balla, 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 che tu sei dolce come l'umeliki, la lava fa. Allora adesso con Totò ci spostiamo nella sala di Bacco, dove c'è rappresentato appunto Bacco, e poi questo mi fa venire in mente che dobbiamo raggiungere la cantina di Greco di Bianco, che è un vino DOC locale. E balla, 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 che tu si luci come lo sulichi, mattina faci, come lo sulichi, mattina faci, come lo sulichi, mattina faci. Aspettano i proprietari di questo incredibile agriturismo. Eccoli, Umberto, Maria, buongiorno, buongiorno. Mi metto un attimo qui al centro, mi dovete perdonare che ho fatto un po' di ritardo, ma sono stata veramente affascinata da questa villa romana. Non poteva mancare, non poteva essere altrimenti. Ma possiamo dire che vi appartiene anche un po'? Certo. Come mai? Era di mia proprietà il terreno, perché dovevamo costruire una villa, poi sono stati scoperti questi referti bellissimi e ne è venuta alla luce un'altra, che però ovviamente un grande tesoro che fa piacere ospitare
tutti questi ospiti che vengono a visitare la villa. Ed è interessantissimo, un sito molto molto interessante, poi vicino all'agriturismo. L'agriturismo, parliamo di questo agriturismo che insomma c'è un po' di tutto. Allora qui sì, le coltivazioni sono vostre. Produciamo totalmente tutto dalla A alla Z, produciamo tutto. Allora, tutto biologico. Del grano. Sì, infatti lo usiamo in pizzeria per fare il pane, per fare la pasta fatta in casa. Le pizze sono buonissime col nostro grano. Ho visto un bel forno. Logico, abbiamo i forni, due per la verità, uno costruito con materiali del Vesuvio, l'altro con materiali fiorentini, e quindi il pizzaiolo è napoletano. Che bello, più di così sì, io non so. Poi quali altri prodotti avete qui? Beh, il nostro prodotto di punta, noi siamo produttori, la nostra azienda nasce come azienda produttrice dei due famigerati vini, il Greco di Bianco d'Occhio e il Mantonico IGT, che sono due vini passiti, due vini da meditazione calabresi, più importanti forse di cui si ha memoria insomma in Italia. E vini da meditazione, questa edizione è usata da... Infatti, ti volevo chiedere sì, 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 sì. Da Veronelli intorno agli anni 80 per definire, come dire, i vini passiti, meditazione, perché appunto sono vini che vengono appunto degustati in occasioni particolari, meditando, in conversazione, meditazione e conversazione tra amici, insomma ecco, sono vini importanti. E siete appunto stati anche menzionati in un libro importante. Eh beh sì, sì, noi nel 1972 siamo stati per la prima volta inseriti nel, come dire, nel Gotha dei, in quello che è stato il Gotha dei vini, che è il catalogo Bolaffi, edito da Bolaffi in collaborazione con Veronelli, dove da lì è partito tutto il nostro percorso, diciamo, vinicolo, diciamo, propagandistico, di propaganda, diciamo, di divulgazione vinicola dal catalogo Bolaffi, anche se la nostra famiglia, insomma, da tre generazioni produce vini passiti, quindi ancora prima degli anni 70 insomma si producevano assolutamente questi vini sul territorio. Bellissimo, che poi ovviamente voi avete anche la cantina qui? Sì, 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 andremo a visitare. Ecco, sì, 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 abbiamo la nostra cantina, insomma, dove da lì insomma vengono fatte partono tutte le lavorazioni. Diciamo che gran parte del lavoro, il 50, come dico sempre io, il 50% del lavoro di un vignaiolo è di un'azienda vinicola, insomma, che produce vini, e il 50% lo fanno le vigne. Cioè tutto parte dalla produzione. Da una buona, da un buon prodotto, quindi da una buona uva curata, ecco, bene. Come mai? C'è un terreno particolare? Ebbene sì, noi siamo, diciamo, la zona DOC di produzione del Greco di Bianco, e Bianco appunto e Casignana, che sono due piccoli centri del Basso Ionio Regino. L'importanza, diciamo, ecco, la peculiarità, la caratteristica di questo territorio è appunto che è un territorio a Marna Bianca, dove anticamente sbarcarono i greci portando con sé un tralcio di vite, come leggenda vuole, un tralcio di vite per ricordare la patria lontana. Da lì insomma nasce così il Greco di Bianco, e viene offerto a personaggi di estremo riguardo a livello nazionale e mondiale, insomma da lì parte tutta la storia del Greco di Bianco dall'VIII secolo a.C. Tu viaggi tantissimo, immagino, no? Ebbene sì, 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 io sì, viaggio sempre, perché chiaramente promuovere i nostri vini, insomma, sono vini importanti, e quindi vanno assolutamente promossi in ambienti importanti. Una muratudina bella vigliola. E come dicevamo, ecco, nasce sul territorio di Bianca e Casignana, è un vino passito, l'uva viene appassita al sole su graticci per 10-15 giorni, dopodiché avviene la lavorazione, si appassisce al sole appunto per dove attraverso l'appassimento si fa, avviene la disidratazione così delle uve, eliminando così la parte di acqua e concentrando di più gli zuccheri, chiaramente, perché essendo un vino passito ha un
un forte, diciamo, potere, oltre che alcolico, anche zuccherino, insomma, sia di residuo che iniziale quando si lavora. Viene autorizzato dalla Camera di Commercio all'imbottigliamento e all'immissione sul mercato dopo 13 mesi dalla vendemmia. Noi però chiaramente utilizziamo sempre le annate più vecchie perché riteniamo che deve assolutamente affinare bene per offrire ai nostri clienti, insomma ai consumatori finali, un prodotto di altissima qualità, qual è il Greco di Bianco. Lo è. In più col Mantonico noi stiamo portando avanti un importante progetto di ricerca. E ringrazio l'Università di Reggio Calabria, Facoltà di Agraria, nella persona del professore Zappia, del professore Zimbalatti, che è il direttore di dipartimento, che si sono impegnati veramente tanto affinché il Mantonico venisse anche fatto un discorso sul Mantonico di sperimentazione e ricerca dei vitigni. Gli studiosi dicono in via di erosione genetica, perché il vitigno Mantonico si stava perdendo, e noi attraverso questo importante progetto di ricerca che abbiamo portato avanti abbiamo cercato di tutelarlo e salvaguardarlo affinché non si perdesse la specie. E quindi io ringrazio veramente l'Università per questo grande aiuto che ci ha dato, e con l'augurio, insomma, di portare avanti veramente bene questo progetto, perché ci teniamo tanto, insomma, al territorio e a noi stessi. Bravi, 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 anche noi facciamo gli auguri. Grazie. Vabbè, niente, poi volevo parlare di altre cose, lo facciamo dopo? Facciamo dopo, a disposizione, certo, è una grande azienda. Così vi spiego bene com'è. E così ci racconti un po'. Va bene, ok, andiamo. Allora Umberto, produrre vino dà tante soddisfazioni sicuramente, ma il lavoro che c'è dietro non è proprio, diciamo così, una passeggiata, no? Ebbene sì, diciamo che produrre vini non è una cosa da poco, non è come produrre un abito, un'automobile che ti adegui alle mode del momento e tutto fila liscio. Produrre vini di qualità significa scontrarsi con quelli che sono i ritmi della terra, che sono spesso purtroppo ritmi ben diversi di quelli che magari della produzione di un abito o quant'altro, perché chiaramente oggi bisogna avere tanto rispetto della terra, anche se a volte diciamo è molto insidiosa il fatto, diciamo la terra è molto da molte insidie, insomma. Quanto influisce anche, voglio dire, le temperature, i momenti quando meno te l'aspetti, produrre vini quando meno te l'aspetti, hai programmato una stagione viticola di una certa importanza, quando meno te l'aspetti magari succede una grandinata, un qualcosa, un evento atmosferico particolare, tutto quello che ti sei, tutto il castello che ti sei costruito per un anno ti crolla giù in un attimo, perché insomma è così, perché i ritmi della terra sono appunto diversi, ben diversi, per fortuna a volte. Chiaramente riguardo al Greco di Bianco ancora più, la situazione è ancora più difficile, perché è un vitigno molto molto particolare, molto delicato. Infatti diciamo che è un continuo lavoro all'interno dei vigneti per la gestione dei vigneti, perché sono dei vitigni delicati, molto delicati, a partire dall'apparato fogliare molto delicato, quindi facilmente attaccabile da malattie fungine quali oidio, peronospera, che vanno per la maggiore, insomma, che attaccano appunto questa varietà di uva, di vitigno. E per poi, insomma, arrivare al discorso della produzione finale, insomma, ecco, appassimento al sole su graticci, quindi c'è una resa molto bassa per quintale di uva, quindi siamo intorno ai 20-25 gradi, 20-25 chili per ettaro, di litri per ettaro di produzione, quindi diciamo che è una produzione molto molto risicata. Quanti ettari mi dicevi? Dunque noi abbiamo 12 ettari di superficie vitata a Greco e anche a Mantonico, insomma, che sono i due prodotti di punta.
Chiaramente su un quintale di uva si fa il 20-25% di prodotto, anche perché noi assottigliamo la resa con i travasi, cioè noi non facciamo un filtraggio per un filtraggio forzato dei nostri vini, ma tutto viene fatto con filtraggio per decantazione, filtraggio naturale. Quindi nel travasare i vini da un contenitore all'altro, quindi hai sicuramente degli sprechi, insomma, di prodotto, e questo qua chiaramente va ad essere a entrare in un discorso contabile anche di fine anno, quando vai a calcolare il valore che ci vuole per fare un litro di vino, insomma, di greco, di bianco. Devo dire che però chiaramente dietro questo discorso, diciamo, questo lavoro così come dire, mio nonno definiva produrre il greco di bianco una vita da dannati, perché era un continuo stare dietro, tanta passione, perché se non hai passione, chiaramente la passione prima di tutto, perché senza la passione, senza il rispetto per la terra, non si va da nessuna parte. Ci vogliamo uccidere.